Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi mercoledì 29 marzo. Ieri pomeriggio gli assessori Daniele Tiozzo all'istruzione e allo sport e Sandro Marangon ai servizi sociali si sono recati al civico ponente per essere messi al corrente del procedere del progetto Hashtag Non Solo Compiti, che lo scorso anno si è svolto in via sperimentale e che quest'anno ha coinvolto molti ragazzi delle medie, come previsto, ma anche molti della scuola primaria, progettualità che si è aggiunta in corso d'opera e ravvisata la necessità di doverla istituire. I civici coinvolti sono due: i civici ponente a Chioggia e civico Levante a Sottomarina. Qua vengono indirizzati soprattutto i bambini e i ragazzi che non hanno la possibilità di essere seguiti a dovere nel fare i compiti, ma anche chi vive situazioni più delicate e ha bisogno di un punto fermo. I ragazzi non svolgono solamente le attività del doposcuola, ma anche quelle ludiche che aiutano a socializzare, a rilassarsi e a trovare momenti di tranquillità. I locali sono stati rimessi a nuovo e adattati alle esigenze di studio e svago. Qua viene fatta anche attività sportiva, ginnastica dolce nello specifico per gli over 65 gratuitamente, e sono circa 250 coloro che afferiscono ai civici per fare attività fisica ma anche per socializzare. Dopo l'isolamento imposto dal Covid non è stato semplice per tutti tornare alla normalità e questa attività offre un ottimo aiuto. La continuità con cui chi prosegue l'attività sportiva è indice della necessità del servizio e del fatto che sia svolto come ci si aspetta. Le persone giungono qui tutte le mattine riempiendo lo spazio disponibile con i loro esercizi. Si stanno ora pensando nuove progettualità per riuscire a sfruttare gli spazi nell'arco di tutta la giornata, anche il sabato e magari la domenica. Una delle applicazioni possibili sarebbe Area Studio per chi deve svolgere attività di gruppo, non possibile da esercitare nella biblioteca civica o altro. Le idee arrivano in corso d'opera, vengono valutate e, se il caso, messe in pratica. Il personale è composto da operatori professionisti e nulla è lasciato al caso. Il progetto Hashtag Non Solo Compiti sta dando grandi soddisfazioni sia per la partecipazione che per la qualità del lavoro svolto. L'idea di sostituire le ludoteche con centri civici che possono coinvolgere varie fasce di età di popolazione sembra abbia avuto ragione d'essere, sentendo i numeri dei partecipanti al progetto in tutte le sue sfaccettature, rispondendo a varie necessità. Tutto è partito dalla Fondazione Clodiense, che ha fatto conoscere questo progetto a cui stanno aderendo varie realtà anche fuori Chioggia. Qua la collaborazione tra le cooperative, titoli minori e l'Approdo è indispensabile, e ad esse si aggiungono l'Associazione Lirico Clodiense, il Centro Nautico Chioggia, il Canaring Experience, che aiutano ad ampliare l'offerta per chi aderisce al progetto. Per approfondire, sul canale YouTube di Chioggia Azzurra trovate in esclusiva l'intervista completa. Il consigliere regionale Dolfin si è complimentato con gli studenti e gli insegnanti delle scuole di Chioggia e del Veneto che sono stati premiati alla 12ª edizione del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto. La scuola primaria Todaro e il liceo classico veronese Marconi di Chioggia si sono aggiudicate in totale 1.000 euro per i loro progetti, 400 euro per la scuola primaria Todaro e 600 euro per il liceo. Sono state premiate anche due scuole del Rodigino. Dolfin sottolinea che sono stati ben 89 i progetti partecipanti al concorso, un bel modo di coinvolgere le giovani generazioni e stimolare il loro senso di appartenenza all'identità veneta. Il concorso è stato promosso dalla Regione Veneto, dall'UMPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia, e dall'Ufficio Scolastico Regionale, ha ricordato il consigliere, ed è un'iniziativa lodevole per favorire e promuovere in modo divertente la conoscenza del patrimonio linguistico della nostra tradizione, i nostri mestieri, la nostra storia, i simboli e lo statuto della Regione del Veneto. Le foto che vedete scorrere raccontano le prove che hanno fatto i bambini della scuola Todaro per narrare la poesia La Tola Seconte mandata in video alla giuria.
SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. La consigliera regionale Baldin aveva depositato in regione un'interrogazione riguardante l'impianto a biometano che si pensa di realizzare a Cavarzere. La risposta data, le come riferisce, riporta che il progetto è stato valutato in modo favorevole e per il provvedimento autorizzativo manca soltanto il parere dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali in ordine al rischio di alluvioni. La risposta non soddisfa i consiglieri che hanno proposto l'interrogazione, che ribadiscono che l'impianto dovrebbe sorgere nei pressi del centro abitato, a meno di 200 metri da una scuola e a distanza inferiore ai 150 metri da case sparse. Solitamente impianti simili si trovano a diversi chilometri di distanza dai centri abitati. Lo stesso comune di Cavarzere ha espresso parere contrario all'intervento, formulando una serie di osservazioni fondate anche sui rilievi espressi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULS in merito ai possibili impatti od origini che deriverebbero dall'impianto. Secondo i consiglieri proponenti l'interrogazione, si tratta di dare importanza anche alla sostenibilità ambientale e alla tutela della salute dei cittadini. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. A Roma ieri sulla terrazza del Pincio si è svolta la solenne cerimonia militare per ricordare i 100 anni dell'aeronautica militare. A Pratica di Mare si è svolta invece una grande manifestazione aerea aperta al pubblico ingresso libero, dando l'opportunità di assistere alle capacità operative dell'aeronautica con esibizioni di aerei del passato e del presente, manifestazione unica nel suo genere. Come ha affermato il presidente Mattarella, l'aeronautica militare ha segnato le vicende del paese attraverso gesta eroiche che ha elencato: la vigilanza, la protezione dello spazio aereo nazionale e quello dei paesi alleati, la partecipazione a numerose missioni internazionali di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, la ricerca e il soccorso a favore delle popolazioni civili in caso di calamità naturali, i trasporti sanitari in alto biocontenimento, l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, l'assistenza del traffico aereo, la meteorologia, ma sono stati ricordati anche gli aviatori caduti adempiendo al proprio dovere, esprimendo cordoglio alle famiglie del maggiore Fabio Antonio Altruda, del colonnello Giuseppe Cipriano e del tenente colonnello Marco Meneghello, recentemente scomparsi in tragici incidenti aerei nello svolgimento dell'incarico assegnato. Allora, siamo alla Cama, pescheria Cama qua ai Saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Beh, sicuramente siamo qui per sottolineare l'aspetto dell'operatività di Veneto Sviluppo, ancora una volta un plauso all'operatività di questo ente funzionale per la Regione del Veneto, 2 milioni di utili. Con quasi 8.000 operazioni agevolate attivate nel 2022 a favore appunto delle piccole e medie imprese. È un dato che segna veramente un enorme risultato del settore e l'operatività appunto a livello regionale. Dimostrazione ancora una volta che il sistema produttivo
ed economico nella nostra regione, è la forza motrice, diciamo così, del mondo imprenditoriale che opera tra di esso. E da qui poi parte a livello, diciamo così, organizzativo nell'ambito globale. E dunque sicuramente va un plauso a Veneto Sviluppo perché attraverso l'operatività mette in rete una visione di eccellenza e di operatività non di poco conto. Nell'elenco tra l'altro dei risultati possiamo anche sottolineare, entrando un po' nello specifico, l'esempio delle vetrerie artistiche di Murano, piuttosto che realtà che operano nel settore energetico e nella realizzazione di impianti del fotovoltaico. Dunque dimostrazione con contributi a fondo perduto, ecco. È dimostrazione che c'è la massima attenzione tra le realtà del territorio e soprattutto quelle che operano, si opera appunto nella programmazione e nella consapevolezza appunto del vestire per il futuro. E dunque possiamo soltanto fare un plauso alla struttura di Veneto Sviluppo che ancora una volta opera nell'interesse di salvaguardare e operare in sinergia con le PMI, ossia le piccole e medie imprese. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, super offerta su feltro, pannolence, gomma Eva 3x2 e sconti su tutti i nastri a metro. Passa la Pegaso. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 29 marzo, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, che a breve sarà anche libreria. Ciao a tutti!